La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo questa mattina dinanzi al trono di Maria per fare festa con lei. Lei, nostra patrona, interceda presso il Signore perché la nostra vita possa essere sempre più specchio del mistero del risorto. All'inizio di questa celebrazione eucaristica ci mettiamo con verità dinanzi a lei, che ci richiama alla luce del risorto per chiedere perdono al Signore per tutte quelle volte che nella nostra vita non siamo stati capaci non solo di accogliere questa luce nella nostra esistenza quotidiana, ma di essere coloro che annunciano questa luce. Oh,
O Dio, che nei sacramenti pasquali hai dato al tuo popolo la salvezza e fondi su di noi l'abbondanza dei tuoi doni, perché raggiungiamo il bene della perfetta libertà e abbiamo in cielo quella gioia che ora pregustiamo sulla terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai Giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Letta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Dell'amore del Signore è piena la terra. L'anima nostra attende il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dell'amore del Signore è piena la terra. Victime Paschali laudes, immole Christiani, agnus redemptoris, Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, Lux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via sepulcrum Christi viventis, et gloria vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scibus Christum surrexisse, amatum.
Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, bentrovati a questo nostro momento festivo. E prima di addentrarci in un momento di riflessione per comprendere quello che oggi la Madonna vuole consegnare alla nostra spezzana, ecco, permettetemi qualche breve saluto. Permettetemi di salutare questa mattina il signor Sindaco, che è presente a nome di tutta la comunità spezzanese qui in santuario per partecipare con noi a questo momento celebrativo in onore della nostra patrona nel giorno che gli dedichiamo. E in lui giunga a tutti voi un caro saluto, che è il saluto della Madonna. Il saluto di colei che ricordiamo in questi giorni come Madre del Risorto, come colei che ha accolto con forza il mistero della resurrezione nella sua vita. Certo, dopo un lungo cammino che l'ha vista ogni giorno mettersi sulle vie del mistero di Dio. Permettetemi poi di ringraziare in maniera particolare Padre Filippo, che oggi ci accoglie come custode di questo luogo a noi molto caro, il caro Don Nicola Masci, che vive in comunione spirituale questo nostro momento, lo ringraziamo per la sua presenza, al caro Don Antonio. E poi, perdonate, permettetemi di ricordare in questo momento e di salutare tutti i nostri sacerdoti spezzanesi. Questo era il momento in cui vivevamo quella comunione sacerdotale, per cui tutti i sacerdoti originari di questo luogo e non si ritrovavano ai piedi della Madonna per vivere un momento di festa. Ecco, anche a voi un caro saluto da parte della Madonna. Bene, cerchiamo di soffermarci un attimo dinanzi a questa parola che oggi la Chiesa ci consegna e che in qualche modo ci aiuta a cogliere la figura di Maria nella nostra vita. Perché vedete, è bella la nostra devozione, ma deve diventare ancora più bello
il cercare di rendere il mistero pasquale qualcosa che si concretizzi realmente nella nostra vita. Vedete, se c'è un elemento che oggi viene fuori dalla parola di Dio, e penso sia la cosa più bella che la Madonna ci consegna quest'oggi, è proprio la novità che viene fuori dal mistero della resurrezione. Con il mistero della resurrezione cambia non semplicemente qualcosa, ma cambia radicalmente tutto. In questi giorni di Pasqua abbiamo ascoltato più volte pagine tratte dal Vangelo di Giovanni, e San Giovanni, a proposito del mistero della resurrezione, ci tiene molto a sottolineare questa cosa, che il giorno di Pasqua è il primo giorno della settimana, quasi a dire che il mistero di Pasqua per la nostra vita di discepoli di Gesù è quella grande novità che non è semplicemente il dire cambiamo il capitolo della storia, ma è il momento della nuova creazione. Per cui oggi la Madonna ci invita a riflettere sul senso della Pasqua nella nostra vita come rinnovamento totale della nostra esistenza. Non so se ci avete fatto caso, ma nella preghiera di colletta noi abbiamo chiesto al Signore una grazia particolare, quello di sperimentare nella nostra vita la forza della Pasqua che si rispecchia nella vita di ogni giorno con il fatto che noi diventiamo delle persone libere. Pensate solo per un attimo a Maria, la nostra patrona, che oggi contempliamo. Chi più di lei è stata una donna libera? Beh, umanamente parlando, se guardiamo alla vita della Madonna, di libertà ne vediamo poco, umanamente parlando. Nel senso che la Madonna non è stata libera di fare quello che voleva, ma acconsentendo al mistero di Dio si è lasciata trasportare da questo mistero verso un non so dove, che non era chiaro nella sua vita. Ma attenzione, quando parliamo di libertà, certo non ci riferiamo al libertinaggio, no, perché purtroppo nella nostra società di oggi tutti pensano che essere liberi significa ognuno fa quello che vuole e non si capisce niente. No, io la voglio cotta, io la voglio cruda, io la vedo bianca, io la vedo rossa, io la vedo verde, e pensiamo che fare ognuno quello che sente o quello che gli piace sia questa la vera libertà. In realtà non è così. Oggi la Madonna ci richiama quella libertà profonda del mistero della Pasqua, che è vivere in piena consonanza con il mistero di Dio. Certo, perché questo avvenga, cari fratelli e sorelle, c'è bisogno che il mistero della Pasqua entri nella nostra vita e ci ferisca nel profondo. Vedete, oggi nella parola di Dio che abbiamo ascoltato ci sono due realtà che si accompagnano. Nel testo della prima lettura abbiamo ascoltato l'ultima parte del discorso che Pietro fa ai giudei, e ad un certo punto il testo degli Atti degli Apostoli, siamo al capitolo secondo, dice proprio così: all'udire queste parole si sentirono trafiggere il cuore. Cioè, la parola di Pietro è una parola che ferisce le persone che stanno ascoltando, non è una parola che accarezza le nostre orecchie, per dirla alla maniera biblica, perché vedete, sentire quello che ci piace e che vogliamo è quello che vogliamo fare sempre, ma in realtà la parola di Dio è una parola che ci ferisce, che ci snida dal nostro egoismo
e dalle nostre posizioni alcune volte troppo invecchiate. È sempre l'atteggiamento di Maria che Giovanni ci racconta nel Vangelo, è un atteggiamento particolare. Maria piangeva, Maria sta vivendo un momento di particolare disagio, il suo cuore è un cuore ferito, un cuore che piange. Pensate solo per un attimo anche alla nostra situazione storica concreta che stiamo vivendo. Il nostro cuore è un cuore ferito, per cui vedete, oggi siamo chiamati anche noi a fare quella esperienza che ha fatto Maria dinanzi al sepolcro e l'esperienza che hanno fatto i giudei dinanzi alle parole di Pietro. Mi ricollego solo per un attimo al canto della coroncina della Madonna. Come cantiamo noi? Noi che siamo tanto devoti della Madonna, no? Noi che ci impegniamo a sentirci sempre suoi figli, come dice il canto? Apri, o madre, il libro santo sopra cui la mantua posa. Qual è il libro santo che la Madonna deve aprire? Che poi non lo deve aprire lei, lo dobbiamo aprire noi. Noi dovremmo essere quelle persone che hanno il coraggio di lasciarsi ferire dal mistero di Dio. Vedete, ve l'accennavo ieri sera, ma è giusto ritornarci ancora stamattina su questo. È vero, siamo tristi perché non possiamo vivere tutta l'impalcatura della festa, ma è quella la devozione a Maria? O è questa la devozione a Maria? La vera devozione a Maria è giungere al nostro cuore e lasciarci ferire dall'amore di Dio. Questa è vera festa. Se noi oggi facciamo questa esperienza nel profondo, noi possiamo dire veramente di aver fatto la nostra festa patronale, perché significa che il nostro cuore si è convertito, perché passano le luci, passano i cantanti, passano le chiacchiere, passa la vita, ma se dopo che è passata la festa siamo sempre gli stessi e facciamo sempre le stesse cose e ricadiamo sempre negli stessi peccati e ci rinchiudiamo sempre nel nostro egoismo, la Madonna non farà festa con noi. Se invece accogliamo con dirompenza il mistero della resurrezione nella nostra vita e apriamo il cuore al Signore, magari un cuore ferito, ci accosteremo al mistero del risorto in una maniera nuova. Com'è bello quel dialogo che Gesù intesse con Maria. Il Vangelo di Giovanni ci dice una cosa molto bella, che non solo la resurrezione cambia l'ordine delle cose, ma il modo di rapportarci con Gesù diventa un modo totalmente diverso. Gesù è davanti a Maria e Maria non lo riconosce. Quante volte il Signore ci è vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà, e magari noi stentiamo a riconoscerlo. Perché? Perché noi tante volte pretendiamo, come ha fatto Maria, di volerci rapportare con il risorto come faceva Maria quando si rapportava con il suo maestro. In realtà non è così. Gesù aiuterà Maria a capire che rapportarsi con Gesù dopo la sua resurrezione significa imparare a mettersi in ascolto del mistero di Dio. Notate, quando Gesù chiamerà per nome Maria, Maria lo riconoscerà, perché Maria ascolterà le parole del Signore. Allora vedete, abbiamo bisogno di ritornare a convertirci dinanzi al mistero pasquale e soprattutto imparare a diventare ancora una volta comunità che si mette ai piedi della Madonna e impara l'ascolto. Apri, o madre, il libro santo sopra cui
la mano posta, e del cielo la scienza la sposa, tu ci sproni a desiare. Che la Madonna consegni oggi alla nostra Spezzano il desiderio di mettersi in ascolto del mistero di Dio, il desiderio di cambiare vita, perché vedete, il virus noi lo sconfiggeremo non solo con la medicina, certo c'è bisogno, un giorno arriverà anche il vaccino e dobbiamo chiedere alla Madonna che questo vaccino lo faccia arrivare il prima possibile, ma il vero virus della nostra vita noi lo sconfiggeremo soltanto se diventeremo delle persone nuove, delle persone che amano Gesù Cristo e lo seguono, non che lo rinchiudono nelle strettezze del proprio cuore. Concludo con quell'atteggiamento che diventa in qualche modo anche un piccolo rimprovero a Maria. Quando Maria vede il Maestro fa una cosa spontanea, lo vuole abbracciare, gli vuole andare incontro, e Gesù dovrà rimproverare Maria per dirgli: non mi metangere, non mi trattenere, non mi chiudere all'interno del tuo egoismo. E quante volte vorremmo non solo la nostra vita a nostra immagine e somiglianza, i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici, il nostro mondo, anche Dio vorremmo a nostra immagine e somiglianza. In realtà non è così. Oggi il Vangelo di Giovanni ci invita a cogliere questo aspetto nuovo, che la Madonna possa donarci questo cuore nuovo, il cuore del risorto, e che la nostra vita possa con verità mettersi dinanzi al mistero di Dio. Dimenticavo all'inizio di salutare le nostre suore, Dulcis in fundo, salutiamo anche loro che sono presenti qui e pregano per tutta la comunità. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Dinanzi a Maria, nostra celeste patrona, rinnoviamo la nostra fede. Chiediamo a lei, che ha vissuto la fede in una maniera granitica, di concederci un cuore che ami il Signore, che creda profondamente nel suo mistero e nella sua santa verità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio con il
benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Santa Chiesa, la nostra comunità spezzanese e l'intera umanità. Preghiamo insieme dicendo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa il cammino del mondo, perché mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annunzia, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i discepoli del Signore, perché imparino a valutare la povertà e la ricchezza della terra secondo la sapienza del Magnifico, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i cristiani che si trovano nel dubbio, perché sull'esempio della Vergine si affidino interamente al Signore e diventino beati per la fede, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per quanti vivono il mistero del dolore, perché uniti con la Vergine Madre attingano consolazione e speranza alle sorgenti del Salvatore, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per noi qui presenti, perché a imitazione di Maria, donna forte e sapiente, diventiamo adulti nella fede e cooperiamo al mistero della redenzione, preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio della salvezza, che in Maria hai esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa nostra generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo spirito la nuova civiltà dell'amore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questa tua famiglia, perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rende la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati, Signore, dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo tutti i defunti che in questi giorni, e purtroppo anche nei giorni a venire, sono morti a causa di questa situazione, di questo virus particolare. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gli consegnava delle parole molto belle: va ad annunciare ai miei fratelli che io ascendo al Padre mio e Padre vostro. Il mistero della resurrezione ci ricorda che Dio è mistero che ci interessa, e di questo mistero noi facciamo parte. Possiamo dirci suoi figli solo perché il Signore è risorto. E allora con questa fiducia affidiamo al Signore la nostra vita e chiediamogli che ci faccia sempre più sperimentare il dono della figliolanza divina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Amo. Preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere e guida questa tua famiglia purificata col dono del battesimo alla luce meravigliosa del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, prima della benedizione ancora un caro saluto a tutti. Ci fermiamo un attimo con la diretta. Ci collegheremo alle 12:05 per prepararci
al momento della supplica e l'offerta del cielo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore risorto sia la nostra forza, glorificata la vostra vita. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie.